Prosecco Doc Rosé è vicino al mondo dell'auto e a tutte le donne e gli uomini che hanno trasformato in professione la loro passione per le quattro ruote. Savina Confaloni è una delle firme più prestigiose del giornalismo automotive. Ho con lei un appuntamento a Padova, la sua città, per conoscerci personalmente e per parlare di lei e del suo lavoro. Savina, senti, ma qual è la tua macchina preferita? Cioè, questa è una macchina pazzesca, ma la tua proprio macchina del cuore? Ma guarda, comunque le mie macchine del cuore sono macchine scoperte, non c'è niente da fare, non sono proprio pratiche se hai una famiglia, ma ripeto, il senso di libertà che ti dà è impagabile. Savina, com'è nata questa tua passione? Ma guarda, secondo me la passione per le auto è nata con me, nel senso che nei bambini, nelle bambine vedi subito un'attitudine. Io adoravo giocare con le bambole, ma rubavo anche le macchinine a pedali dei miei amici. E come questa passione poi è diventata il tuo lavoro? A me ha cambiato la vita l'incontro, per motivi di famiglia, con Clay Regazzoni, grande pilota. Clay stava cercando una navigatrice e io, avendo questa grandissima passione, ho iniziato a girare il mondo con lui. Dopodiché è nato questo canale nuovo di motori, che era il canale di motori di Sky, e l'editore mi ha chiesto proprio di occuparmi di motori dal punto di vista professionale, vedendo che ero sempre in giro per rally, e quindi lì la passione è diventata il lavoro. E sei ancora nel mondo delle gare automobilistiche? Certamente, ci sono gare che seguo per lavoro, quindi principali eventi nazionali e internazionali, eventi di auto d'epoca che presento, quindi racconto al pubblico le vetture come il Gran Premio Nuvolari, Terre di Canossa, Modena 100 ore. Gli ultimi due anni ho partecipato alla Mille Miglia con la squadra Alfa Romeo, e io adoro partecipare alle gare con le mie amiche, quindi equipaggi femminili. Savina, agli equipaggi in rosa, quindi io ti invito a brindare con un prosecco Doc Rosé.